Amici, eccoci al consueto video di fine anno. Per me è un rituale oramai al quale sono molto molto affezionato. So che anche alcuni di voi lo aspettano di tanto in tanto. Per me il 2018 è stato un anno veramente super ricco, con un sacco di cambiamenti, un sacco di novità. È nata la mia terza figlia, il primogenito ha iniziato la scuola elementare, ho studiato un sacco di roba nuova sull'imprenditoria, sulla leadership. Ho pubblicato il mio primo libro importante, o meglio pubblicato, esce tra qualche settimana, però primi di gennaio 2019, ormai ci siamo. E poi ho ufficialmente assunto la prima persona che lavora nella mia azienda, oltre ad altre 4 o 5 persone che si dedicano a tempo pieno per aiutarmi nello sviluppare i miei numerosi progetti. Insomma, tantissime cose, vediamo insieme 4 idee, 4 concetti che ho imparato in questi ultimi 12 mesi. La prima cosa che ho imparato è che tutti noi dobbiamo imparare a fare i parcheggiatori. Ah, interessante Luca, vuoi dirci che nel 2018 hai comprato anche una nuova automobile? No, ci sto pensando, ma non è comunque quello il punto. Immagina che tu hai un'automobile che devi inserire nel box. Nel box però c'è dentro già un'altra automobile. Che cosa fa un buon parcheggiatore? Fa uscire l'automobile che è dentro per poi cercare di mettere dentro l'altra, giusto? Bene, anche quando hai a che fare con le persone e con le loro idee, devi fare come fa il parcheggiatore. Cioè non è che tu hai un'idea e la parcheggi dentro la loro testa. No, prima devi far uscire le loro idee e dopo insieme potete vedere come sono fatte, quali sono utili, quali no. Prima cioè ascolti i tuoi interlocutori, che siano clienti, amici, familiari o collaboratori. E solo dopo che li ascolti, quindi loro tirano fuori le idee, allora può venire il tuo turno. Ecco, io nel mio 2018 mi sono trovato a fare molto più spesso degli anni precedenti il parcheggiatore e ti consiglio di prendere il prima possibile anche te questo tipo di patente speciale. Una seconda cosa che ho capito nel mio 2018 è che se lo misuri, cresce. No, amici maschietti, non mi sto riferendo a quello, ma come vi è potuto venire anche solo in mente? Mi riferisco invece al fatto che, avendo avviato la mia azienda di consulenza, ho potuto toccare con mano l'importanza di registrare numeri, statistiche, performance, il più possibile. Tutti noi abbiamo bisogno di feedback in merito a quello che stiamo facendo, perché questi ci indicano se la direzione che abbiamo intrapreso è giusta o va corretta, e i numeri ci forniscono proprio questa indicazione. Posso ad esempio vedere se c'è un calo di fatturato proprio nel mese in cui ho pubblicato meno video, o in cui il commerciale ha fatto meno riunioni con i clienti, o in cui noi abbiamo fatto meno operazioni di tipo promozionale. Avere queste misure mi permette di metterle in relazione e quindi poi capire dove intervenire. Quello che non misuri tendenzialmente tende a diminuire o a perdere di efficacia. Ad esempio, nel 2018 ho accettato di partecipare a una trasmissione molto vista in cambio di una tanto sbandierata possibilità di visibilità. Se dopo ogni puntata io non mi fossi messo lì a misurare alcuni parametri, come ad esempio quanti potenziali pazienti nuovi mi contattavano sul sito, oppure quanti nuovi follower avevo sulle mie pagine social, o quante nuove aziende si interessavano a me, eccetera eccetera eccetera, non mi sarei reso conto che in fin dei conti quello sforzo non mi portava da nessuna parte. Nel processo di misurazione comunque in generale possiamo dire che c'è un qualche cosa di magico. Se lo misuri prendi più consapevolezza di quella situazione, prendi anche più responsabilità su quel tipo di processo, su quel tipo di risultato, e quindi ti dedichi maggiormente per farlo crescere. Il terzo punto può essere riassunto nel motto: fai il tifo per i tuoi uomini. E questo, guarda, vale molto per le persone con cui collabori, ma anche per i tuoi familiari. Loro hanno bisogno di sentire, giorno dopo giorno, e di sentirsi ripetere che tu stai dalla loro parte. Tanto più loro percepiranno questa cosa, tanto più intratterrai con loro delle relazioni importanti e gratificanti. E allora come si fa a fare il tifo per loro? Beh, devi conoscere molto bene i loro bisogni, le loro esigenze, le loro speranze, le loro mete, e aiutarli giorno dopo giorno a poterli raggiungere, a realizzare quelli che sono i loro obiettivi. Devi farlo in maniera genuina,
chiaramente, per il piacere di farlo, per aiutarli, senza avere secondi fini in mente. Quello che vedo è che solitamente le persone si avvicinano a qualcuno con in testa questa domanda: com'è che quel tizio può essermi d'aiuto? Ecco, noi dovremmo completamente ribaltare la questione e chiederci in che modo posso aiutare quella persona. Quando tu percepisci che al tuo fianco hai una persona che fa il tifo per te, che effettivamente ti aiuta genuinamente per raggiungere ciò che per te vale, stai tranquillo che ti leghi a quella persona, perché vivi delle emozioni piacevoli, di stupore anche. E quindi poi va da sé normalmente che anche tu darai il massimo per lui, se mai ne avrà bisogno. Ecco, questa sensazione è proprio quella che noi dobbiamo far accadere nella vita delle persone che ci sono vicine. Fai il tifo per i tuoi uomini e vedrai migliorare non soltanto la loro vita, ma anche la tua. Il quarto punto è una lezione che ho appreso in questo 2018 a seguito dei molti colloqui e confronti che ho avuto con le persone per capire di quali collaboratori circondarmi, per capire con quali partner mettermi in affari. E la lezione è: prima la persona, poi le competenze. Cosa significa? Beh, che io ho avuto a che fare con delle persone tecnicamente molto preparate, ma umanamente molto lontane dai miei valori. Oppure individui che sapevano muoversi molto bene tra le questioni tecniche della loro disciplina, ma non avevano quei tratti caratteriali per me indispensabili per lavorare bene con loro. La puntualità, la correttezza, l'onestà, la gestione delle situazioni in cui senti di essere sotto stress, il relazionarsi umanamente con le altre persone, un minimo di flessibilità mentale, ognuno ha le sue. Il punto è questo: se tu devi scegliere un collaboratore o un partner sul lavoro, non mettere per nessun motivo in secondo piano le sue caratteristiche personologiche. Io ho sbagliato più volte nel 2018. Mi sono appoggiato a delle persone brave da un punto di vista tecnico, ma molto indietro da un punto di vista umano. E l'ho pagata a caro prezzo. E quindi la verità è che le competenze tecniche si possono anche imparare, le puoi anche insegnare. Mentre invece le competenze umane, sì, si possono cambiare, ma è un percorso molto, molto più difficile e lungo. Cerca belle persone invece che professionisti affermati, ma poi nel concreto intrattabili. Cari amici, questo 2018 per me è stata una vera e propria rivoluzione, e come un po' tutte le rivoluzioni, da un certo punto di vista mi ha eccitato e da un altro mi ha spaventato. Spero che anche voi siate riusciti a portare a casa qualche soddisfazione e che ancora di più ne possano arrivare nei prossimi 12 mesi. Ciao a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.